Essere invisibili in tempo di pandemia, in giorni in cui il distanziamento sociale è una regola per contrastare il diffondersi di un virus che ha azzerato le certezze di intere società. È aumentata l'invisibilità di uomini e donne sempre più soli, esseri umani rimasti indietro già da tempo, emarginati da una società troppo spesso distratta e poco attenta verso gli ultimi. Vivere in strada non è quasi mai una scelta di vita e affrontare soli il destino di un cammino tutto in salita oggi è ancora più difficile. Non è il cibo a scarseggiare, non si muore di stenti in città. Sono tante le associazioni a Palermo che si prendono cura di loro e uno sguardo che possa dar fiducia, coraggio, in attesa di giorni migliori. Glielo leggi negli occhi quando sorridono alla vista di un volontario disposto a comprenderli. L'associazione nasce, è giovanissima di fondazione, è nata il 15 gennaio del 2021, ma noi siamo già veterani, andiamo in unità di strada già da diversi anni. Io per esempio sono in unità di strada già da 9 anni. Quello che noi facciamo è portare un conforto a tutte le persone che vivono per strada, quindi dal pasto al kit di igiene personale che contiene spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma, tutto quello che può servire per l'igiene personale. Noi siamo già attivi anche su Facebook, abbiamo una pagina dove potete seguirci e lì vi daremo tutte le indicazioni necessarie se qualcuno vuole aiutarci o entrare a fare parte della nostra associazione come volontario attivo o come sostenitore. Noi come unità di strada usciamo il lunedì sera e noi tocchiamo come zona tutto il lato mare. Chiaramente noi siamo in rete con le altre associazioni e il lunedì siamo in condivisione con la comunità di Sant'Egidio. La situazione a Palermo è leggermente peggiorata, anche se, come molti sanno, abbiamo 3 poli, quindi rispetto al passato oggi abbiamo altri 3 dormitori che accolgono i senza tetto, quindi diciamo che la possibilità di uscire da questa situazione è maggiore rispetto a prima, anche se molti di loro preferiscono rimanere per strada. Purtroppo con la pandemia ci siamo resi conto che gli invisibili, così chiamati, lo sono ancora di più, perché la gente ha paura. Infatti noi puntiamo a sensibilizzare proprio l'opinione pubblica su quello che è il senza fissa dimora, perché sappiamo benissimo che scappiamo da tutto quello che ci fa paura, ma se iniziamo a conoscere, ma anche questo mondo, io penso che le paure possano essere eliminate. Noi non facciamo altro che farci altro, metterci nei panni dell'altro e riuscire nel piccolo a capire come può vivere una persona in queste condizioni. Quindi i volontari che vogliono farne parte devono soltanto dare il loro tempo e la volontà di farlo, per il resto è tutto molto semplice. Ecco. Per concludere, dal suo punto di vista, i palermitani si mettono nei panni dell'altro? Allora, io ho conosciuto anche altre realtà come Roma, Napoli e posso dire che i palermitani hanno una grande sensibilità e nei panni dell'altro molti si mettono e garantisco con il cuore, quindi non per pulirsi, diciamo, tra virgolette, la coscienza,